Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho finito di editare il video delle vacanze di quest'estate. Ci ho impiegato un mese. Ho registrato tantissimi video, ore proprio, che ho dovuto tagliare per non far venire un video troppo noioso e troppo lungo. Quest'estate ho fatto un trekking in zona Cortina a Dampezzo. Ho fatto da rifugio a rifugio e ho fatto un giro intorno alle tre cime di Lavaredo. Sono stato una settimana da solo e ho visto i panorami più belli d'Italia. Spero che anche voi avete passato delle belle vacanze. Scrivetemi sotto nei commenti dove siete stati, perché io sono curioso, anche se siete stati a casa. Adesso vi lascio al video e vi auguro una buona visione. Vai! Guarda che figata, guarda! Lo voglio! Devo arrivare lì sotto. Wow! Benvenuti a Cortina! Dampezzo. Non ho capito perché si chiama Cortina Dampezzo. Pezzetto, solo un pezzetto è Cortina. Questa è la veduta dalla mia camera da letto. Guardate che figata. Anzi, sono in balcone e il balcone è condiviso con altre stanze. Il campanile di Cortina, il fiume di Cortina. È fighissimo. Questo qua davanti è il Sorapis, dove io ci andrò. È bellissima Cortina, caspita. Qua sotto c'è anche un mulino. Che figata. Proprio come una volta. Spettacolare. Ora ti faccio vedere la camera da letto. Mi trovo all'Hotel Corona. Bellissimo. Venite. Aspetta, non capisco perché ci sono due finestre. Forse perché fa freddo. Quindi invece metti doppia vedi. Una volta si mettevano la doppia finestra. Ma un'altra cosa ancora più figa è questa. Ho aperto la porta e dietro c'è un'altra porta. Il corridoio, ok, allora. Ok, corridoio. Il bagno, quanto è piccolo il bagno, quanto è piccolo. Ma manca una cosa. Il bidet! Non c'è il bidet! Aspetta. No! Non l'ho mai usato questo. Non mi era mai capitato. E il water bidet. Non l'ho mai usato. Poi lo provo e vi faccio sapere com'è. Ciao Cortina. Ci parte. C'è pure Emanuele Angelo. Ciao. E andiamo al Sorapis. Che figata. Heidi. Emanuele. Guarda. Bellissimo. Ma come fa a essere così azzurro? Sembra finto, ma è la piscina. Ci hanno messo il colorante. Che figata. Questo è il dito di Dio. Allora, mi trovo al lago Sorapis, dietro Cortina. È uno spettacolo fantastico. Il lago è azzurro, non è un effetto ottico, non è un'alga, è proprio azzurro. Sembra finto, sembra una piscina. La colorazione viene data dai minerali disciolti. Mi pare che ci sia magnesio e altri due minerali. L'acqua di ghiacciai che alimenta il lago si discioglie questi minerali che danno questo colore fantastico. Il mio trekking è appena cominciato. Io sono partito ieri da Cortina e sono arrivato qui al lago Sorapis. Ho dormito a rifugio Alfonso Vandelli, che saluto, i gestori sono simpaticissimi. E adesso la giornata è bella, sono le 8 del mattino e adesso continuerò la mia
avventura. Ci sono dei panorami spettacolari. Sono stato molto contento perché sono venuti anche Emanuele e Angela. Loro però fanno tappa fissa a Cortina. Hanno preso un affitto, una casa. E ci rivedremo venerdì quando ritorno dal mio trekking. Sono stato molto contento che sono venuti anche loro. Almeno così non sono completamente solo. Il lago è tutto mio, non c'è nessuno. Sono le 8 del mattino. Vai, andiamo. In lontananza si sente anche una cascata. È lì! E il mio prossimo obiettivo deve arrivare lì. Sono circa 10 km, devo scendere giù, fare così, arrivare così. Ragnatele. E con tutto questo avere sulle spalle uno zaino di circa 13 kg. Ho tentato di alleggerirlo il più possibile. Allora non ho praticamente nulla, però pesa. Che figata! Ora vi faccio una domanda. A voi piace più questo panorama o questo? Andiamo! Si sciolgono in bocca. Ci siamo, lago di Misurina. C'è un casino di gente. Guarda il parcheggio, guarda la gente, motociclisti. Andiamo a fare il giro del lago. Fa anche un freddo assurdo. Poco fa, proprio qui al lago Misurina, ho incontrato un mio fan e mi fa: io a te ti conosco, tu sei Daniele Proietti. Mi sono messa a ridere. Grande, è stato gentilissimo, mi ha anche offerto il caffè al bar. Ciao, grazie ancora. Devo arrivare fin lassù, quello è il mio rifugio di questa notte. Ora c'è un bel problema, devo salire almeno a 200-300 metri di livello per arrivare al rifugio. Sono stanco, non mi va. Viva la seggiovia! Ma è pericolosissimo! Qui non ho nessun appoggio! Ah, eccolo! Ok, ora sì! Non sapevo che me lo doveva passare da solo! Mettiamo la mano qui e siamo un po' più sicuri! Bella, guarda quanto è lunga! Ok, sono le 9:30 e il mio prossimo obiettivo è il rifugio Aronzo, che si trova sotto le cime di Lavaredo. Devo arrivare lì sotto. Andiamo, va, che è già tardi. Questo è il lago d'Antorno. Antorno, sì, detto bene. C'è una strana cosa che cammina sull'acqua. Stanno pulendo il lago dalle alghe. Che strano. Questo è il punto dove si paga per salire su alle tre cime di Lavaredo. Invece noi stiamo a piedi. Ok, dobbiamo salire su. Arrivati! Sono stremato. Quello è il rifugio dove dormirò questa notte. Buoni sti formaggi che c'hanno qua. Che spettacolo! Sto specchio di vino, che figata! Andiamo là sopra? Che ne dite? Faccio più. Sali, questo ghiaione è stato terribile. Ci siamo quasi. Allora, diamoci il casco. Andiamo all'avventura. Eccola. Che bello, guarda che finestra, una finestra sul mondo, che figata! E pensare che io questa mattina stavo lì al lago di Misurina, guarda dove sta, guarda, la sono fatta tutta a piedi,
fino a qui. Guarda le macchine. Perché? Perché? La birra arriva ovunque. Vieni che? Wow, 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 wow. Guarda che panorama. Andiamo lassù, sulla croce del Monte Paterno. Ci sarà un panorama ancora più figo. Il paesaggio è molto suggestivo. E la cosa più impressionante, la cosa che ti fa riflettere, è che qui hanno combattuto per 4 anni i militari italiani e i militari austriaci. E stavano qui giorno e notte per tutto l'anno. Panorama impressionante, molto molto suggestivo, da visitare. Venite a vedere questo posto perché è particolare, molto particolare. Dieci e mezza, fatto merenda? Ok, ora devo andare lassù. Guarda quanto devo salire! C'è una croce lassù, poi dentro ci sono le gallerie. Andiamo. Gallerie e vie di guerra del Paterno. Penso che questa sia la via, la ferrata, sì, perché è un misto tra sentiero di guerra, via ferrata, con il panorama più figo del mondo. Io sto seguendo il sentiero e le persone che poi a un certo punto spariscono perché entrano nella montagna, perché ci sono le gallerie, appunto. E vai! Wow! Avanti, siamo alti! Ho fatto una passerella, c'era. Aspetta, accendiamo la luce che non si vede niente. Guarda quanto è lunga. Hanno fatto questi scalini immensi. Sto soffrendo. Non l'ho contati gli scalini. Quanti saranno? Si potrebbe scendere giù e ricontarli. 103 scalini. Maledetti. Guarda, che figata. Andiamo, dai. È bellissimo perché vi sto portando con me in questa fantastica avventura. È il tramonto! Guarda che figata, guarda! E un altro rifugio se ne va! Yeah! Ho perso il conto dei rifugi. Non so manco che giorno è oggi. Ok, va. Andiamo. Andiamo al prossimo rifugio. Presto, sono 8 del mattino e fa freddo. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith. Ok, oggi si va sul Monte Piana. Lì, quel monte là, piano. Porca, sto Monte Piana ci sta facendo desiderare.
lago di Misurina. Porca vacca, è l'una, devo ancora mangiare, vorrei mangiare su al Monte Piana. È una salita assurda, che giro assurdo. Sto per morire, sto cacchio sta. Ma quanto è alto sto Monte Piana? Sì, sono arrivato, sì. Che figata, c'è un cannone. Tra poco ci andiamo a fare un giro nelle trincee, però ora devo mangiare. Allora, vediamo il rifugio Locatelli che panino ci ha fatto. Ah. Guarda quanto è bello, formaggio speck. Allora, questa è la piantina del Monte Piana. Allora, adesso io mi trovo qui. Praticamente gli italiani si trovavano a sud e la parte sopra c'erano gli austriaci. Ovviamente il sentiero è molto panoramico. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, qualche resto della guerra. Ah no, è franato, chiude. Ovviamente ci stiamo avvicinando al lato austriaco. Più ci avviciniamo e più le trincee sono basse, perché da quella parte c'erano gli austriaci che sparavano e viceversa gli italiani che sparavano. Quindi ci si doveva avvicinare nelle trincee bassi bassi. Qui sul Monte Piana pare di ricordare che sono morte circa 15.000-20.000 uomini. Erano uno di fronte all'altro. È bello profondo. Un labirinto di trincee. Da qua. Gallerie. Tanti avamposti c'erano. Questo è tutto legno, a 100 anni questo legno, si vede che qui era coperto. Incredibile.
Che spettacolo! Guarda che panorama che ho adesso! Rifugio Bosi, ci vediamo, andiamo. E anche questo rifugio è andato. Ora si ritorna a Cortina, dove c'è Emanuele e Angela che mi aspettano. Ciao Montepiana, devo scendere. Questa avventura si sta per concludere. È stata una vera figata. Una vacanza fatta così ti dà un grandissimo senso di libertà, che vai sempre avanti. Non è come stare fermi in un punto e andare a visitare a destra e a sinistra. Il bello è che esci fuori dalla normale routine. Penso che tutti dovrebbero provare. Ti rende proprio liberi. È una bella, bella sensazione. Andiamo! La marmotta! Guarda com'è pacioccosa! Com'è morbidosa! Ciao mucca! Carina! Ciao! Voglio un defente! Guarda quanto è bello! La cosa brutta è che in montagna piove sempre. La cosa bella che smette di piovere, esce il sole. Ancora piove. Ah, sì, sono arrivato a Cortina. Da Montepiana a 17 km. Mi fanno male i piedi. Guarda che belle case che hanno qui. Guarda, tutte di legno. Che figata. Andiamo. Che bello, voglio venire a vivere qua. Lato Velox, guarda, 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 limite 50, guarda, è vuoto, non c'è nulla. Sì, stanno suonando le campane per il mio arrivo. Sì, come no, come no, che figata.